Con il senatore Borghesi il punto sull'autostrada della Valtrompia, si sta procedendo? Direi di sì, sono molto fiducioso dopo la pronuncia del CCT con l'adeguamento contrattuale ai nuovi prezzi e rincari per le materie prime, finalmente tutta la parte burocratica dovrebbe essere terminata, quindi stiamo attendendo con molta fiducia le disposizioni attuative del commissario che daranno il là ai cantieri che già sono partiti in maniera, diciamo così, non piena, ma che dovrebbero partire a pieno regime in brevissimo tempo. Quindi io penso che la scaletta, il cronoprogramma che è stato presentato qualche settimana fa verrà rispettato e finalmente la strada sarà in discesa. Che tempi possiamo dare ai cittadini? Allora, se tutto verrà rispettato entro il 2028, la bretella autostradale sarà percorribile.